Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, siamo tornati qui nei pressi del parcheggio dell'ospedale San Donato. Via Laschi, che inizia, si mette in Pescaiola, anzi esatto. Da Pescaiola si mette verso la strada qui che porta davanti al parcheggio San Donato, alla residenza universitaria, perché avevamo già parlato altre volte della mania, pur di non parcheggiare e pagare l'euro al giorno. Peraltro sono stato al Maier a Firenze, questo tra parentesi, lì costa 4 euro al giorno. No, chiusa la parentesi. E praticamente qui hanno realizzato una pista ciclabile sulla sinistra, prima invece era sulla destra. Esatto. L'hanno bella, vedi, transennata, dipinta di rosso. Il problema è che però oggi, in questo momento in cui ci siamo noi, no. Però soprattutto la mattina, nonostante che non si potrebbe, la gente continua a parcheggiare. Stavolta, che invece prima parcheggiavano molto a destra, dove c'era sulla pista ciclabile, parcheggiano adesso, a destra lo stesso, sulla strada. Sì. A parte lo spazzino, ma di solito insomma è gente che magari va a un appuntamento, che c'è che non ti torna? Non c'è un cartello di vietro di sosta? No, non c'è cartello di vietro di sosta, è vero. L'occhio acuto. Quindi ci si può parcheggiare. 15 si può parcheggiare. C'è un palo senza cartello. Però in effetti non c'è cartello di vetro di sosta, quindi si può parcheggiare. Si può parcheggiare. Oddio, le strisce bianche in terra non sono fatte. No. C'è una striscia continua sulla destra, è completamente integra, quindi non è spezzettata, quindi non si può parcheggiare, non si dovrebbe uscire dalla via. Quindi non si può parcheggiare per le strisce che sono in terra, ma si può parcheggiare perché manca il cartello. Sì, non c'è cartello di vetro di sosta. Quindi se ti facesse una multa può essere contestabile? Sicuramente sì, perché non c'è cartello. C'è soltanto la segnaletica orizzontale che non segnala il parcheggio, però non c'è il cartello di vetro di sosta. Quindi di conseguenza tu puoi parcheggiare. E quindi? E se il vigile ti contesta la multa, tu puoi ricorrere, sicuramente vinci il ricorso, perché non c'è cartelli. Una svista quindi? Sì, non ci sono... Sì, no, sto guardando, in effetti non c'è. C'è un cartello qua, però chi arriva da Via Laschi non lo vede. Vediamo che cartello è. Qua è impossibile. L'hanno messo qui, sono dei veramente, bisogna fargli un applauso. Vediamo cosa, se è. No, direzione obbligatoria. Direzione obbligatoria. Direzione obbligatoria. Ecco. Non c'è. Perché ovviamente o non se lo sono dimenticato su quel palo da mettere. O è volato. Non c'è cartello, quindi lo puoi benissimo parcheggiare. Bah. Tra l'altro poi vedi che c'è chi parcheggia dentro delle stradine, vedi sì, laggiù. Sì, pur sì. Di non pagare l'euro si fa esatto. Di tutto. Ci si prende il caffè. Si risparmia tutto. Insomma, no? Sa, la gente oggi bisogna guardare un po' tutto, quindi. Però il problema è che risparmia il caffè, ma rischia di bagarne. Quanti cantori per dire di sosta? Non lo so perché non l'ho mai presa neanch'io. Non lo so, però sicuramente rischia di prendere forse 70 caffè. Insomma, vabbè. Comunque la pista è bella. E poi è quella che è collegata al Pionta, a quei lavori che erano iniziati, che sono iniziati ormai da qualche mese. Quindi di conseguenza si può andare alla stazione tranquillamente andando in pista ciclabile. Sì. E di qua sicuramente arriverà da Pescaiola. Esatto. Bene. No, certo, la pista è bella. Passeggiare in bicicletta al Pionta di questi tempi non è proprio simpatico. No. L'hai visto anche te poi, ma poi la situazione invece che migliorare purtroppo in questa estate è peggiorata. Peggiora. Scippi. Ma tu pensa, se ero assessore alla sicurezza, mi avrebbero mangiato. Mi mangiavano il centrodestra quando, in particolar modo, con qualcuno che adesso è presidente di qualche... Quando succedevano qualche scaramuccia, qualcosina, la sicurezza. Oggi che si ammazzano, risse, decine e decine di persone, e c'è il centrodestra al potere. Non ho capito. Potere. Vabbè, adesso però è il PD che prima appunto lo subiva, adesso è il PD che attacca sulla sicurezza, che è il gioco delle parti, no? È normale. Questo è normale. A Roma prima attaccavano Marino per la pioggia, ora attaccano la Raggi perché attaccava Marino. È tutto il giochino politico. Poi c'è il tweet di qualche anno fa che su Facebook è girato molto questi giorni, di Di Battista del 5 Stelle,
che diceva, chiedeva le dimissioni di Marino perché Roma faceva comunque tutta allagata, adesso è uguale. No. E 5 Stelle adesso non dice niente. Non si dimette la Raggi. Vabbè, ma la politica è questa. La politica non fa gli interessi dei cittadini, fa gli interessi propri e basta. E quindi sono tutto, quando vengono a fare i grandi discorsi è tutto fumo degli altri. Per questo che ti vuoi ricandidare? No. No. Assolutamente comunque, no. Se volete un posto e non pagate e non volete pagare un euro, finché non c'è il cartello, così ci insegna l'ex vice sindaco Giuseppe Marconi, potete parcheggiare in teoria, poi la multa ve la possono fare. Sì, però essendoci un vizio di forma e di sostanza, è impugnabile. Bene, ci vediamo domani. Ciao.